tirare a sorte. La fa tu, qua ci sta dopo, ci sta. Chi ha il numero più grande. Il numero più grande, si tira a sorte, il natura è così, Se poi tra buoni amici, il lambo, il terno, se lo dividono, se non so cosa che robe mangiare o bevere. No? Lei che ha segnato? 10,58 anni, benissimo. Facciamo un numero più grande? Sì. O volete spatolo salsicce? No, no. Una bella confezione, no, Di questa sera, alla serata della tomba della scostumata. Che sarà presieduta da Marcello Colasurdo. Quando Pulcinella originale dice luna luna. Luna luna, io la conosco diversamente. Le donne quando usciva la luna piena amavano come rito propiziatorio dire questo alle piccole neonate quando usciva la nina nanna, specialmente se erano femmine, guardando la luna, diceva luna lunella, falla crescere tettel. Torna donna, come a te, per far l'uomo una carriera. Tornando a stasera, tutto comincia da Cibele. Sì, tutto comincia da Cibele, perché Cibele è questa grande madre dell'amore del sacro, della tradizione. Ha iniziato anche lei a battere il tamburo come una corribante, diciamo così. E ha portato la tradizione partenopea, ci ha dato la tradizione partenopea, perché Cibele, guarda caso, suona anche un tamburo della tradizione partenopea, quello a cornice, e si rifà da epoche precristiane. Noi suoniamo questo strumento sacro, a noi sacro e a tutta la tradizione delle culture pastorali, contadine, eccetera, eccetera, però noi facciamo questo per tradizione, per amore, perché poi ci è stato trasmesso anche dai nostri predecessori, perché noi parliamo sempre di musica popolare, della tradizione orale, l'oralità del canto, l'oralità significa passaggio, e noi grazie a questo passaggio che dura, questa oralità che dura da millenni secondo me, e cantiamo e con l'idioma e col canto collegato alla madre terra, alla terra femmina e madre. Amiamo dire questo perché la divinità Cibele è oggi iconizzata come la grande madre e la Madonna, perché la cristianità l'ha presa dalle culture precristiane e l'ha cristianizzata, diciamo così. Cioè oggi è Amarone, perché Cibele, Afrodite, che ne ha più ne mette in questa cosa, Demetra, eccetera, Rea, e hanno tutta una situazione che collega la ciclicità della terra, capito? E i contadini quando vanno a Montevergine, vanno a sacralizzare, vanno a venerare il seme, il raccolto, il seme che poi diventerà raccolto per le stagioni a venire, eccetera, eccetera. Però avevano questo calendario, questo appuntamento, perciò si andava lì sul monte Partenio, guarda caso da Partenos dei Vergini, dal greco dei Vergini, no perché la Madonna è vergine, perché è monte Partenios, dal Partenos del greco, Vergine, dei Vergini, perché là si faceva anche l'iniziazione ai futuri giovani o le braccia della terra che potevano diventare, e le donne amavano come dire, in quel contesto benedire il seme anche della vita di questi ragazzi, di questi vergini
che potesse, che doveva andare avanti nelle stagioni, nelle stagioni della loro vita. E questo si fa precisamente il giorno della Candelora, il 2 febbraio, guarda caso, si dice Candelora, Candelora, stata rinda, vienna fora, perché tutto per te si fa mamma schiavona, la madre terra, vedi, era tutto qua. Niente viene a caso in questo caso. E oggi noi ci suoniamo i tamburi, cantiamo, facciamo le invocazioni, i canti devozionali, le tamburiane, però facciamo prima la parte sacra, poi la parte sempre sacra ma più tra virgolette pagana, o se vogliamo dire delle, però ecco, cantiamo e diventa tutta una festa per festeggiare proprio questo, e noi siamo figli di questa tradizione, capito? Stasera faremo vedere anche un po' di ascoltare un po' di tamburiata. Veramente sono venuto per una tombola. No, lei che ha segnato 10,58 anni, benissimo. Tombola tra virgolette scostumata, perché pure qua è bello sapere che nella filosofia della cultura partenopea napoletana si amava giocare all'otto tanti anni, tanti secoli fa, e tuttora si gioca all'otto. Allora chi lo giocava clandestinamente anche, perché in quel periodo di Natale, ecco perché è nata la tombola, in questo periodo di Natale il re disse no, all'otto non si gioca, si sta con la famiglia, si sta a casa, però c'era qualcuno che lo giocava, allora ecco che i numeri della Cabala da 1 a 90, la filosofia partenopea, la filosofia napoletana, ha inventato creando delle metafore, dei significati. Allora quando uno dice non, io, non andavano a dire giocami 1, 2, 3, no, mia quale Italia, Annel, Roy, tre amici e quattro work. Io come un cantare in cantare 27, io come padre di creatura, che mazza, capito? Mi ha fumazza, si dice. Allora i napoletani andavano con questa numerologia collegate alla, e qua nella tombola stasera lo faremo vedere. Ecco perché poi è diventata di casa questa tombolata, e in famiglia, ma soprattutto la metafora di dare i numeri, di dare ogni numero un significato, andavamo ogni numero un significato per, appunto, per favorire anche il gioco tra virgolette clandestino del popolo partenopeo. Allora io come a Papus era 40, a paura 90, oppure popolo, io come tenamente dello più di mai io solo magre a Pucciacco. Però non si poteva dire, Allora chi giocava anche clandestinamente doveva dire in questa, sempre doveva parlare, che poi la storia è lunga, i numeri ce l'hanno portati gli arabi, noi come popolo partenopeo gli abbiamo dato un giusto significato, ma appunto per mantenere la logicità del giocare, capito? Perché si giocava anche clandestinamente e non si poteva dire 29, 30, 31, 15, voglio come guaglione, 15, 71, non mi merda, capito? Certo, sarà scelto il cinto. Sì! La tutta tornata. Uè! Il problema è qua che siamo in provincia di Salerno, si pone con il 27. Un padre di creatura, a Napoli, un padre di creatura, un cazzo fa 29. E lui stasera, se quando esce 27, diremo che un padre di creatura sta ancora un po' candra, perché 27 noi è Ugandra. E allora vedi, ecco la fantasia di un popolo, la cultura di un popolo si abbina a queste cose. E noi poi vi faremo vedere, poi vabbè, facciamo questo spettacolino della tradizione, delle tamuriate, dei canti a distesa pure, capito? Ci raccontiamo.
nel secondo mistero Maria Immacolata si farà scrivere e da fuori di Dracula? Sì! Buono il risultato? Sì! Ci contate per integrare? Sì! Guarda, con forza, lo sapete! Ci contate per integrare? Sì! Come l'altro parrucchino? Sì! Ci contate per integrare? Sì! Con forza! Come l'altro fumolino? Sì! Salute e tre cuzie! Ora pronomi su tammini da is! Un, due, tre! Magre, abucciacco!